Andrea De Lorenzi, è tuo lo studio che propone Movimento 5 Stelle per cambiare i bus a Padova. Ci spieghi nel dettaglio in cosa consiste? È molto semplice, questo studio che portiamo avanti da un anno e mezzo io e i miei colleghi prevede l'introduzione di autobus elettrici nel territorio pubblico della città di Padova mediante l'utilizzo di stazioni di scambio di batterie elettriche. Ovvero, prevediamo di disporre di una stazione di scambio al capolinea, ad esempio di una linea della linea di Reto Piazze, nella quale andremo a contenere delle batterie in ricarica. Ogni qualvolta un autobus avrà necessità di sostituire la batteria, verrà presa la batteria esausta dall'autobus e gli verrà inserita quella che precedentemente era posizionata in ricarica. Così l'autobus potrà immediatamente riprendere la sua corsa senza dover aspettare molte ore per ricaricarsi e senza doversi limitare a quelli che sono i chilometri massimi che può fare di autonomia, mettiamola così, garantiti da un solo pacco batterie. Ecco, ma un autobus del genere con queste batterie apposite quanto costa e le batterie che costo hanno? Un autobus del genere noi stimiamo possa costare all'incirca 435.000 euro, vi sto parlando del caso di un autobus di 8 metri, rispetto ai 245.000 euro di un prezzo di listino di un equivalente autobus da 8 metri a gasolio. Il costo delle batterie non è banale perché rappresenta una grossa fetta di quello che è l'investimento e il costo all'incirca si aggira dai 60 agli 80 mila euro per un pacco batterie.